luce mi sta accecando. Meglio chiudere. La giornata sta per finire. Cavolo. Mercoledì è tornato un'altra volta. Com'è possibile? Leo? Pronto? Come stai? Sì, tutto bene. Non ci crederei mai. Anzi, sì, tanto lo so che lo sai. È tornata mercoledì. Come un'altra volta mercoledì? Ma perché poi sempre da te? Me lo spieghi? Lo so. Infatti ti sto chiamando per venire qua. Allora, in realtà sarei uscito per fare delle commissioni. So, va bene, ok, sei impegnata, ma puoi venire? Perché comunque mercoledì Adam sei in casa mia un'altra volta. Ok, allora facciamo così. Distraila e nel mentre io arrivo. Grazie. Ciao. Ciao, mercoledì. Tutto bene? Okay. Posso sedermi? Devo dirti una cosa. D'accordo. Senti, credo che abbiamo iniziato col piede sbagliato, ok? Perché io non ti voglio male, non voglio farti niente, vorrei solo essere tuo amico. Quindi... possiamo essere amici? Sarai il mio servo da adesso fino alla sua morte. Se vuoi vivere. Ok, posso fare però un'ultima cosa, un'ultima chiamata della mia vita? Ti è concesso. Grazie mille. Ok, Leonardo, devo chiamare assolutamente Leonardo e dirgli che adesso io sono lo schiavo di mercoledì, ottimo. Ok. Pronto? Pronto? Mi schiavi, non hanno. Ma avevi detto che potevo fare l'ultima chiamata. Che fai mercoledì? Dove stiamo andando adesso? Perché non risponde? E ora che è successo? Facciamo adesso? Oh, siediti. Ok. E che cos'è questo? Mercoledì, che cosa vuoi fare? Adesso ti farò diventare il mio schiavo perfetto. Il tuo schiavo perfetto? Ti prego, mercoledì, non iniziare a fare... Ok. Sono il tuo schiavo, no? Giusto. Malissimo. Poi mi spieghi perché il tuo schiavo dovrebbe truccarsi tutto di nero? Ora ho capito perché non mi risponde. Allora, se passo da qua non ci dovrebbe essere nessuno. Mercoledì, la puoi smettere? Io non voglio essere come te. Tranquillo, la mia bellezza è imparagonabile. Certo, come no. Però mi spieghi almeno perché lo stai facendo. Che necessità hai di truccarmi? È divertente vedersi soffrire. Ah, certo. Povero Tommaso, ma che gli sta facendo? Ok, però
potrei essere un pazzo, ma forse ho un piano. C'è solo una persona che è più stravagante di mercoledì. Ed è la Befana, dato che ieri è passata. La leggenda dice che se urlo il suo nome nel camino, lei potrebbe sentirmi e quindi potrebbe venire a prendere mercoledì. Potrebbe funzionare? Befana? Se mi senti, ci serve aiuto. Grazie. Speriamo funzioni. Tommaso, stai zitto. Mercoledì? Vieni? Oh no. Adesso è arrivato anche quell'altro. Tra un po' Tommaso avrai un amichetto. Oh mio Dio, questo sole è accecante. Bene, 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 bene. Sempre a salvarti devo venire, vero? Come hai fatto? Sì, l'ho tirata fuori e poi sono rientrato dentro e ho chiuso la porta. Ok, ma sai che stiamo parlando di mercoledì e quindi probabilmente fra un secondo è già qui in casa, giusto? Lo so, ma è il tempo adatto per distrarla un po' e intanto aspettiamo che arrivi una persona che ho chiamato. Chi hai chiamato? Leonardo, chi hai chiamato? La Befana. Cosa? Perché la Befana? È una leggenda, quindi non sappiamo se è vero. Però io l'ho chiamata. È l'unica persona pazza quanto mercoledì che magari ci può dare una mano e portarla via. E secondo te, appena arriva la Befana, noi siamo così fortunati che lei dà retta a noi? Noi due? Ok, però senti, mettiamola così. Se tipo gli diciamo che mercoledì ha un sacco di caramelle che ha rubato per i bambini e non gliele vuole dare, la Befana si arrabbia con mercoledì e quindi la porta via. Cioè, capisci? Spero solo funzioni. Ok. Buonasera, buonasera. Che mi disturba? Non ho lavorato tutta la notte, tutto il giorno, dato tutte le caramelle e anche i carboni ai bambini cattivi. Chi è che mi disturba? Noi, cioè... Lui, ti ha chiamato lui. Abbiamo un problema. Io ho lavorato troppo. Sì, è vero, sì. Lo so, ti disturbiamo il giorno dopo la Befana, però... c'è una ragazza di nome Mercoledì che ha rubato tutte le caramelle a quei bambini. Oh, come? Esatto. No, è non cattiva. Possibile. È cattiva Mercoledì. Tutte le ha rubate. No. Facciamo sì. Qualcosa. Dobbiamo fare qualcosa. Ok, facciamo che per oggi siamo amici, ok? Che non ce l'hai con noi e scacciamo via questa Mercoledì. No, a Mercoledì. No, mercoledì. A mercoledì. Ora ci penso io. È là fuori. Dov'è? Allora, dov'è? Piano. Ok, andiamo. Ti accompagniamo. È troppo vecchia. Non lo so io se c'è. Credevo fosse un po' più giovane. Ti ho sentito. Finalmente siete arrivati. Guardate. Natura morta. Certo, mercoledì, come sempre, i colori, viva. Tutto vivo, bravissima. Sì, viva la natura. Comunque abbiamo portato una nostra amica che ti sconfiggerà. Esatto, è più forte di te. E secondo voi, quella vecchiaccia dovrebbe sconfiggermi? Ho sentito cosa hai detto. Brutto scorpio nero, sti. Ora vengo io, ti sistemo io. Aspetta, arrivo, vedrai. Sta arrivando. L'ho chiamata vecchia perché le sue rughe sul viso lo confermano. Ecco, dammi tutte le caramelle e io durerò un monte di fatica a portarle da tutto.
i bambini ieri. Dammeli. Bambini, voi andate via. Ci penso io a lei. Non grazie. Ce la facciamo dire due volte. Perché esatto. Lei non mi piace. Ora però sono stanca, mi devo mettere un po' in a sedere. Aspetta, Sei pronta per il combattimento? Certo, ora vengo. Ora vengo e ti faccio vedere io, Polvere di drago! Nero, il mio colore preferito. Adesso tocca a me. Quindi, adesso è tutto nelle mani della Befana. Ce la farà? Sì? Sì. Speriamo. Giusto, speriamo sì. Ah, io devo andarmi a struccare. Sì, torno subito. Ok. Sì. Ce l'ho fatta. Ce l'hai fatta? Oh, madonna mia. Oh. Ora va via. Sì. Grazie mille. Ci si rivede prossima. Non mi male perché non ritorno, Mai più. Sono già andata via troppe volte. Ciao. Sì. Ciao. Prossimo anno. Tommy, ce l'abbiamo fatta. Io vinco sempre, ricordatevelo.